Sono Vincenzo Capalbo di Art Media Studio. L'Art Media Studio è uno studio associato di architetti fondato nel 1999 insieme all'architetto Marilena Bertozzi. Noi ci occupiamo di creare allestimenti multimediali, spazi mutanti, video installazioni, ma non solo questo, perché cerchiamo di curare tutti gli aspetti creativi del nostro lavoro. Ci piace arrivare al cuore della gente. Infatti noi diciamo che gli spazi che creiamo, gli ambienti che creiamo, non sono solo da guardare, ma sono anche da vivere. Per quanto riguarda il lavoro Juvar a Torino, Fantasia Barocca, durante le prime riunioni fatte insieme alla direzione del Palazzo Madama, ci siamo accorti che noi, da giovani studenti d'architettura, conoscevamo in realtà una parte della produzione di Filippo Juvarra, è solamente Juvarra architetto, ma in realtà sfogliando gli album dei suoi disegni presenti in mostra, noi abbiamo capito che Juvarra non è stato solo un grande architetto, ma anche un grande scenografo, un decoratore, un arredatore, curava tutti gli aspetti dei suoi lavori, era un vero architetto di corte. Quindi sulle pareti della Sala del Senato di Palazzo Madama, voi potrete ammirare non solo i disegni e i progetti delle sue grandi architetture realizzate a Torino, ma anche tante altre cose, tanti altri disegni, scenografie di decorazioni, di arredi, di semplici pensieri buttati lì sulla carta che però contengono tante informazioni. Queste informazioni noi ci hanno aiutato a animare questi disegni e quindi le abbiamo alternate con le architetture vere. Abbiamo diversi livelli di lettura in questa video installazione e in questa mostra. C'è l'aspetto cognitivo, c'è l'aspetto didattico, ma c'è soprattutto quello che ci interessa di più anche l'aspetto emotivo, le emozioni. Quando si entra nella Sala del Senato si entra in un mondo fantastico, nel mondo di Juvarra, nel mondo della fantasia barocca di Juvarra. Le pareti della Sala del Senato si trasformano, diventano prospetto di un palazzo o di una chiesa, diventano sezione di una chiesa o un particolare di un'architettura, ma diventano anche acqua, diventano terra, aria, fuoco, perché Juvarra ha dipinto anche i quattro elementi. I quattro elementi per noi sono stati fondamentali nell'atto creativo perché ci hanno permesso di allagare la Sala del Senato. Di far volare le nuvole all'interno della sala. Di incendiare le pareti della Sala del Senato. Di creare delle forti emozioni. Quindi speriamo che per voi sia un incendio di emozioni. Una videoinstallazione ambientale come quella di Filippo Juvarra a Torino si differenzia da un video da un dato, dal fatto che comunque viene ideata, pensata, progettata e realizzata per quell'ambiente lì. Quindi la prima cosa che abbiamo fatto è il rilievo della Sala del Senato e abbiamo mappato tutte le pareti. È stato creato un software apposta per la gestione della multiproiezione sincronizzata, perché all'interno della sala noi abbiamo diversi videoproiettori molto luminosi, tutti in Full HD, abbiamo monitor 80 pollici e abbiamo tantissime tecnologie che voi non vedrete, perché voi vedete solamente il risultato finale, però in realtà dietro c'è un gran lavoro di tecnici e di programmatori. Naturalmente non abbiamo fatto tutto noi, perché noi siamo semplicemente un mezzo, siamo una specie di filtro per arrivare al grande pubblico. Dietro di noi c'è tutta la parte scientifica, quindi ringraziamo Enrica Pagella e Clelia Arnaldi che ci hanno preso per mano, ci hanno portato nel mondo di Juvarra e noi l'abbiamo tradotto questo mondo in colori, in immagini, in animazioni e in suoni. Anche la colonna sonora è stata realizzata a hoc. Una colonna sonora molto particolare perché ha una base contemporanea, elettronica, con delle memorie antiche, settecentesche. Quindi su questa base contemporanea noi abbiamo poi fatto mettere, inserire anche delle note realizzate con degli strumenti tipici del Settecento. L'oboe, il violino, il clavicembalo.
quindi antico e contemporaneo, che convivono insieme nella sala del Senato. Abbiamo un architetto del Settecento, Filippo Juvarra, un grande architetto, che ci comunica, ci parla con dei mezzi contemporanei.